sabes que yo quiero conocerte. Dime cómo hacer para poder verte. Si hay algún lugar donde tú suelas esconderte. Dime dónde y a qué hora. Deja en casa a tu amiga. Mejor ven sola. Nos vemos en la noche. En Vera. Entre hombres y mujeres. Siamo qui con Treglia alla fine del primo tempo del match Real Mulino Doha. Un match che abbiamo visto passare in vantaggio per 2-0 con una tua coppietta. Siamo partiti bene, ma poi siamo un po'... Mi hanno acciuffato, sì, sul 2-2. Fine primo tempo. Di fare meglio nel secondo tempo. Come vedi la tua squadra in questo primo tempo? Inizio, forse i primi 15 minuti. Inizio brillante e poi noi siamo stati un po' impacciati, andiamo a tenere il vantaggio del 2-0. L'assenza di Marsiglia porta a presente? No. Poco? No. Niente, non è colpa del portiere. Ottimamente rimpiazzato. Sì. Capito. Secondo tempo, quindi diciamo che non c'è più mesi di risultato, voi ovviamente puntate alla vincita. Sì, tutti puntano a vincere. Però bellissima partita. L'importante è divertirci. Bocca al lupo, buon secondo tempo. Marcami il numero, te daré lo que quieres. Nos vemos esta noche. Mejor ven sola. Giardiello, giusto? Giardiello, sì, perché c'è un dubbio. Giardiello, Giardiello migliore in campo del match del Mulino. Un match molto acceso, con anche un infortunio, però un match che ti porta a casa grazie al tuo gol nel finale, tappino a porta uno, diciamo. Non proprio vuotissimo, perché si erano messi dei difensori tra l'altro e l'aspetto della porta, però è stato molto freddo in quel caso. Come hai visto la prestazione della squadra questa partita? Diciamo che anche con l'uomo in più avete sofferto, perché avete trovato un'ottima formazione di fronte a voi. Allora, innanzitutto è stata la partita maschile, infatti entrambe le squadre ci hanno messo abbastanza agonismo. E infatti forse a qualche tratto un po' il contrasto è scaturito, però alla fine fortuno. È stato tranquillo, alla fine sì. Abbastanza sano, sì. Poi purtroppo io, ragazzi, la squadra non si è sbagliata, stiamo su 3-3, abbiamo la fortuna di un po' di controllo perché pure loro vogliono la vince nonostante loro sì, infatti bisogna dare atto alla squadra avversaria che cercava di chiedere pure con lui. Volevo fare solo ex sportivo, ormai c'ha poco da vivere. Ah, ormai è ex proprio. Speriamo che si ripigli, però guardate come sta. No, Roberto. Saluto agli amici da casa. Si è dato allo sci sulla neve. Sì. Ci vuole abbandonare, adesso fa l'allenatore, poi diventerà. Diciamo la presidente. In qualità di mister ha portato. Sì, diciamo che lui è quello che amalgama la squadra. Ha portato comunque forse qualche commento di troppo da fuori.
però ci sta, è agonismo anche il suo. L'importante non è scendere. Ottima la tua prestazione, diciamo il tuo ruolo in campo è un po' di... non definito, diciamo, perché giri molto. Giochi prettamente sulla fascia, però giri molto. Sì, infatti questa partita ho giocato inizialmente davanti alla difesa, perché sono corro molto, allora riesco a dare fastidio molto ai portatori, però alla fine, dato che il volume in più, sfruttando la velocità, mi hanno fatto giocare un po' più avanti, infatti abbiamo segnato alla fine. L'ultima cosa, una curiosità, mister Marsiglia, prima della partita, dicendo ai giocatori nella lista, detto, c'è un terzo di Giardiello, c'è un terzo di Giardiello perché è molto magro, però magro o non magro, comunque le portate alla vittoria stasera, non ti dovrei delle scuse. La grandezza non dura come fisica. Diciamo che lui ne sa qualcosa. Saluto a Fabio Marsiglia da casa quando ci vedrà. Saluto a Giardiello, saluto a Lupo, buon proseguimento. Grazie, ciao.